lunedì si discuterà di nuovo della manovra economica. Cosa ci si aspetta come sindaci, come ANCI da questa manovra? Io sono stato a Roma più volte in questi giorni, anche mercoledì ho avuto un incontro molto utile con la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Poi ho fatto altri incontri a Vicenza, i sindaci sono uniti, i sindaci sono coesi, i sindaci rappresentano il megafono dei bisogni e dei diritti dei cittadini. Abbiamo chiesto al governo non solo impegni verbali che ci sono stati, ma impegni concreti, perché se vogliamo veramente consolidare la ripresa del nostro paese si deve partire dai territori, si deve partire dalle città, si deve partire dai cittadini, dai servizi, dalla sicurezza, dalla lotta alle povertà. E gli unici che possono rafforzare fortemente la ripresa del nostro paese sono i territori e quindi i sindaci, che si assumono fino in fondo le loro responsabilità, ma vogliono avere mezzi e poteri. Insomma, la voce dei sindaci è stata chiara: se non c'è un segnale forte, chiaro e preciso, i sindaci non ce la fanno più e non riescono più a garantire servizi efficienti. Stiamo parlando di ANM per Napoli, il trasporto pubblico, ma lo stesso vale per Torino, vale per Milano, vale per Livorno, vale per Reggio Calabria, per Palermo e per Messina. Poi alcune città sono state più martoriate rispetto ad altre, hanno subito più gli effetti di scelte normative e finanziarie assolutamente inaccettabili. E ovviamente, l'abbiamo detto più volte, non ci possiamo accontentare della frase anche detta più volte: non taglieremo più, perché non ci sta più niente da tagliare. Cioè, quindi adesso si deve invertire. E Presidente Gentiloni, mi par di capire, si è preso impegni precisi a Vicenza. Lunedì, da quello che leggiamo, ci dovrebbe essere il Consiglio dei Ministri in cui si vara la manovra di bilancio e ci attendiamo i fatti. Credo, e chiudo, siccome ho avuto davvero molti incontri come sindaco di Napoli, come sindaco della città metropolitana, come vicepresidente dell'ANCI, da solo e insieme ad altri sindaci, mai come in questo momento ci sono le condizioni politiche e istituzionali per portare alla casa dei sindaci, alla casa quindi tutti degli italiani, dei fatti importanti che ci consentono di cominciare a uscire da una sofferenza finanziaria e normativa che non è più tollerabile e accettabile. Si è arrivato al punto di non ritorno. Quindi da questo punto di vista attendiamo la settimana prossima con fiducia.